Questo video è offerto da... Grazie grande a Gesù, alla Madonna, a Sant'Antonio e a San Pio. San Pio che mi ha visto a 17 anni, quel San Pio che nel 67 benedisse questa chiesa, questo San Pio che in questi giorni è stata una pura combinazione, è stata una pura, non pensavo proprio alla sua presenza, a questo saio che è stato in mezzo, dovevo partire ieri sera, l'altro giorno mi ha chiamato il superiore della Petrocina, ha detto non ci siamo, vieni lunedì, puoi venire, dico sì, ma non è più voluto restare qui in mezzo a lui. E io voglio dire grazie anche a lui, perché lui insieme a questi grandi personaggi sono stato la luce, la forza, il sostegno della mia vita sacerdotale. Un grazie a tutti voi. Dogma del Canone 523 del Codice di Diritto Canonico, parroco della parrocchia di Sant'Antonio di Padova in Castellammare di Stabia. La durata del tuo incarico di parroco è, secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale Italiana, di 9 anni. Sono certo che assolverai questo compito con responsabilità, competenza e dedizione in spirito di unità e di comunione ecclesiale a servizio della nostra Chiesa particolare. Ti ringrazio per la disponibilità e con affetto benedico te e la comunità che ti viene affidata, augurandoti abbondanti frutti spirituali. Di Crequenze, 14 dicembre 2014. Così San Paolo saluta la comunità dei Filippesi e così anch'io stasera saluto ciascuno di voi, fratelli e sorelle della comunità di Sant'Antonio di Padova, parenti e familiari qui e gli amici a vario titolo. Don Paolo, un'emozione particolare passare lo scettro ad un nuovo parroco? Beh, io penso che in questo momento voglio solo dire grazie al Signore perché mi ha dato una grande forza, quello di essere forte, equilibrato in questo momento, che forse per tutto un momento di dolore, di sofferenza, di ricordi. Io sono soltanto fiero di dire grazie al Signore perché ha mostrato ancora una volta in questo momento così duro ma anche così bello della mia vita di sostenermi, di incoraggiarmi e di non farmi emozionare. Don Catello Malafronte, un'emozione particolare oggi, un passaggio di consegne? Succedere dall'altra parte a Don Paolo non è facile. Lui è stato il fondatore di questa comunità, l'ha fatto crescere non solo come comunità cristiana, ma tutte quelle che ci stanno, anche le strutture sono di Don Paolo. Sono un po' fortunato anche perché io questa comunità già la conosco, come ho detto anche prima, ho collaborato con Don Paolo negli anni a vario modo, a vario titolo, così, quindi è una comunità che conosco e conosco anche tutte le potenzialità che ha e che può sviluppare sempre di più. Il primo obiettivo da raggiungere? Come ho detto, adesso la prima fase è quella di mettermi in atteggiamento di ascolto, perché per quanto io possa conoscere una comunità, se posso conoscere una comunità, però non si conosce mai abbastanza, cioè proprio la vita normale, la quotidianità, cioè le attese, le speranze, così. Quindi in questo primo periodo cercherò di entrare in sintonia un po' con tutti quanti, ecco, questa mi sembra una cosa. Ha chiesto di pregare per lei, in nome appunto anche dell'Apostolo Paolo, e di intraprendere quindi per questo nuovo cammino che dovrà intraprendere, come appunto era la lettura di oggi nella gioia. La liturgia di questa terza domenica di Avvento è stato proprio provvidenziale per questo. Riflettendo in questi giorni sulla parola di Dio,
visto che il Signore mi apriva la strada, e come ho detto nel saluto finale, vorrei mettere proprio a tema, diciamo, come programma di vita personale e comunitaria, il tema della gioia, la gioia cristiana, che da non confondere con le parvenze di felicità così toccate e fuga, ma la gioia cristiana è radicamento in Gesù Cristo. Ecco perché l'Apostolo Paolo nella lettura di oggi mette insieme addirittura la gioia e la preghiera. Siate lieti sempre, pregate incessantemente, quindi ecco un po' sono come gli aspetti della vita cristiana. Se il Signore mi dà la grazia, andremo per questa strada. Ripeto, ma d'altra parte, a questo aspetto, io ci ho pensato molto, anche un risvolto esistenziale, se ci pensi, no? Sociale. Dovunque vedi tristezze, le persone sono senza speranza, allora ritrovare la gioia, mettere Gesù al centro significa ripartire come persone, come gruppi, come comunità. Un momento importante per la diocesi, il passaggio del nuovo parroco alla chiesa di Sant'Antonio. Il passaggio da un parroco all'altro è sempre un momento importante nella vita della Chiesa e di una comunità. Questa parrocchia che ha vissuto a lungo il servizio e la testimonianza del carissimo Don Paolo attendeva un parroco che potesse raccogliere l'eredità, conservarla tutta quanta e aprirla anche alle esigenze nuove con maturità, come quella che Don Catello porta con sé per la sua esperienza in tanti campi all'interno della diocesi. È sembrata la scelta migliore, ne abbiamo già la conferma, la affidiamo al Signore e alla protezione della Madonna. Parlato di cammino, di gioia, e quindi un nuovo cammino per la Chiesa di Sant'Antonio e un nuovo cammino anche per l'intera diocesi, quindi la comunità di Castellammare. È tutta la Chiesa che è in cammino e che avverte l'importanza di questo momento, anche la nostra città di Castellammare, senz'altro. La gioia che ci viene dalla fede ci spinge a fare nostre le esigenze, le attese, anche le sofferenze di tanti, di tutti. Questo non ci scoraggia, ci fa chiamare per nome i problemi, ma ci fa guardare al futuro con speranza. Anche questi cambiamenti sono nell'ottica di un rinnovamento radicale delle nostre comunità per contribuire a un mondo finalmente nuovo.